Buonasera, siamo con il presidente della contrada Via Giulianello Adolfo Latini e Buonasera a tutti. con il capitano della Via Giulianello Alessandro Acciarito. Buonasera a tutti. Allora, si è archiviata l'edizione, la 28ª edizione del Palio delle Contrade, la Via Giulianello si è classificata terza. Le vostre impressioni sul Palio 2019? Allora, come presidente della contrada del Palio 2019, se siamo classificati, terzi classificati quest'anno, ho visto che è stato un grande palio per noi, un grande risultato, perché mi è piaciuto tantissimo diciamo, dai nuovi giocatori che abbiamo introdotti all'interno dentro, abbiamo fatto un grande palio. Per me è stata un'eccellenza di questo palio, e con un buon risultato pure da terzi classificati, nonostante che ci avevamo bei primi pali anni recenti dietro, bellissimi. Però vedo che c'è stato entusiasmo da questi giovani che quest'anno hanno portato questo grande frutto, un grande risultato per noi come contrada, come giocatori, che giustamente quest'anno ci ha assistito il nostro grande capitano Alessandro Acciarito, che ha dato, diciamo, veramente tanto per la contrada e ha fatto veramente quest'anno. Ho visto grandi risultati. Come lui vi può illustrare quest'anno com'è andata, ha fatto un grande piacere come capitano e sono orgoglioso di lui. Capitano, le tue impressioni dopo i complimenti del presidente? Intanto ringrazio il Presidente per i complimenti perché fanno sempre piacere. Primo anno da capitano è stata dura perché gli anni scorsi, gli anni passati, da concorrente uno si impegna, ci mette il 100% sui giochi, sull'organizzazione. Però da capitano è una bella, grossa e bella responsabilità che mi ha fatto piacere prendermi. E non posso che ringraziare tutti, a partire dal presidente e tutti quanti i concorrenti, perché alla fine, secondo me, abbiamo fatto, anche secondo il presidente, come già detto, abbiamo fatto un grande palio. Sono stati introdotti nuovi concorrenti in parecchi giochi anche abbastanza difficili e hanno dimostrato che con l'impegno, con la determinazione, senza strafare, senza, come dicevo io durante tutto quanto il palio, senza paura, hanno portato risultati e possiamo essere più che soddisfatti. Edizione del Palio 2019 archiviata, alle porte l'edizione 2020. Che palio sarà per la Via Giulianello? Per il 2020 come presidente vedo un grande palio, l'entusiasmo che c'è stato 2019 e 2020 sarà un'eccellenza perché ho visto che i nuovi giocatori, chiamiamoli giocatori o atleti che fanno parte della contrada di Giulianello hanno dato proprio, diciamo, tutto. Sono orgoglioso di loro, orgoglioso veramente perché credono in loro e credono alla vittoria. Io come presidente credo anch'io nella vittoria che loro, diciamo, ci hanno dentro, che la vogliono, diciamo, esprimere questa grande vittoria. La vittoria sarebbe riuscire a prendere il Palio 2020. Sono orgoglioso di loro, orgoglioso della contrada e mi fa piacere di essere presidente della contrada di Giulianello e dare molto di più alla contrada di Giulianello. Capitano. 2020 sarà una bella sfida perché, sì, come ha detto il Presidente, sarebbe un sogno bellissimo riuscire a vincere il palio, a riportare il gonfalone alla Via Giulianello. Però devo anche ammettere che, insomma, il gap rispetto alle contrade che ci hanno preceduto quest'anno, dobbiamo ancora un po' colmarlo e ci sono anche altre contrade che si sono impegnate e stanno facendo progressi notevoli e a vista d'occhio. Ci sarà da divertirsi, certo noi non ci tiriamo indietro, però è dura e non ci tiriamo indietro. Vai. Va bene così, non dico altro, però sarà una bella esperienza anche l'anno prossimo. Siamo alla vigilia delle festività natalizie. L'augurio
alla contrada da parte del presidente Adolfo Latini e da parte del capitano Alessandro Acciarito. Come presidente di contrada auguro delle buone feste, un buon Natale e un felice anno nuovo a tutta la contrada. Un ringraziamento va agli sponsor che ci sostengono a questa grande, bella e grande manifestazione, perché grazie a loro riusciamo a stare su, diciamo, partecipare a questo grande palio che ci danno possibilità, perché oggi veramente è dura andare avanti. E grazie a loro che ci danno possibilità vera e proprio da star lì a combattere e diamo la vera, diciamo, forza per dargli la moglie di questo bel palio, una bella manifestazione. Auguri a tutti quanti, un buon Natale, un felice anno nuovo a tutti quanti, contrada e sponsor che ci sostengono. Grazie a tutti e buon anno a tutti quanti. Associo alle parole che ha detto il Presidente, facendo gli auguri a tutti i contradaioli e di un felice e sereno Natale e un felice e sereno anno nuovo, con la speranza, insomma, che a tutti quanti, palio a parte, porti sia ricco di soddisfazioni personali, familiari e di qualsiasi altro tipo. E comunque speriamo che tra queste soddisfazioni personali ce ne sia una anche particolare nel mese di agosto, che tutti quanti pensiamo ma non lo diciamo. Grazie. L'augurio di buon Natale e buone feste anche da parte della redazione di Notizie del Cuore alla contrada Via Giulianello, al presidente Adolfo Latini e al capitano Alessandro Acciarito, e in bocca al lupo. Grazie.